Rai. La tragica notizia appena arrivata in redazione. 2 mesi di vita per il famoso conduttore. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Rai Radio Televisione Italiana. Un pilastro del nostro paese. Non solo per il suo contributo alla televisione ma anche per l'occupazione di molti italiani, è stata recentemente scossa da una notizia che ha colpito il cuore del pubblico e dei dipendenti. In un'intervista esclusiva a Domenica in condotta da Mara Venier, uno dei conduttori più amati d'Italia, ha raccontato la sua toccante esperienza con il cancro. Il linfoma è stato scoperto durante gli esami per un'infezione, ha rivelato, smentendo la diagnosi iniziale di incurabilità. L'ultimo anno e mezzo è stato un susseguirsi di cure, ricoveri e chemioterapie. Questo periodo difficile non solo ha messo alla prova il suo coraggio, ma lo ha anche portato a riflettere sulla sua carriera. Ho lasciato le trasmissioni. Dopo la guarigione, non ho più trovato opportunità lavorative. Ricominciamo da capo, ha dichiarato. Stiamo parlando di Giancarlo Magalli. Il noto conduttore ha anche condiviso ricordi preziosi dei suoi giorni lavorativi, elogiando gli ex colleghi e svelando che, nonostante tutto, ha litigato solo con una persona, facendo riferimento ad Adriana Volpe. La sua storia di resilienza e speranza continua a ispirare il pubblico italiano, dimostrando che la forza interiore può superare anche le sfide più spaventose. La sua testimonianza è diventata un faro di speranza, un incoraggiamento a non arrendersi mai di fronte alle avversità, rappresentando un esempio di determinazione per tutti noi. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.